Ciao amici e benvenuti a un altro video del vostro Quain. Benvenuti ad un'altra mia recensione. Come vedete amici miei, oggi vi presento una bellissima action figure del 2002 che viene direttamente dalla nuova serie di The Masters of the Universe, i dominatori dell'universo. Io lo chiamo semplicemente la serie di He-Man. Mi piace più chiamarlo semplicemente così. È una serie a cartoni animati che è stata rifatta appunto nel 2002. Devo dire che il disegno che hanno utilizzato per rifare questa serie, sia di cartoni animati che di action figure, la trovo davvero molto ben fatta e accattivante. Davvero un nuovo alone di modernità che devo dire che è stato realizzato molto bene. E qui, amici miei, vi presento, penso, l'action figure principale della serie, perché senza il principe Adam non potrebbe esistere He-Man. Quindi, come non partire dal personaggio principale, ovvero il principe Adam? Qui vediamo, amici miei, questa bellissima action figure del principe Adam, realizzata appunto dalla Mattel. Come vedete, qua c'è questo marchio, così Masters of the Universe. Che qui era contenuto l'adesivo, proprio questo adesivo. Qui voi non lo vedete più perché era appunto messo all'interno. Io l'ho levato e l'ho attaccato nella mia auto. Cammino con lo stemma appunto di Master of the Universe. Vedete qua, amici miei, vediamo dentro questo bellissimo blister, bello grande, il nostro principe Adam con i suoi accessori. Vedete qua scritta Principe Adam, logo Mattel, qua ci sono appunto altre informazioni, qua sul retro della card vediamo appunto Principe Adam, la spiegazione della nostra action figure, i movimenti che può fare il nostro Principe Adam, prezzo, codice a barre, che purtroppo non mi è costato così poco. Perché devo dire che mi è costato un tantino di più, quindi grandissimo ladro chi me lo ha venduto. Vediamo qua che ci sono stampati altri personaggi della serie, incluso naturalmente il nostro principe Adam, e qua ci sono tre cattivi, tre cattivelli. Ecco qua. Questo è il blister del nostro principe Adam. Ecco qui il nostro bellissimo principe Adam, vediamolo più da vicino, guardate com'è fatto bene, guardate il viso com'è fatto bene, davvero bello, davvero bello. Devo dire, non è molto somigliante al viso che hanno creato per il cartone animato, però lo hanno fatto, devo dire, in un modo, l'hanno disegnato, hanno creato uno sculpt del viso davvero accattivante. Davvero bellissimo, davvero che sembrano delle action figure davvero per collezionisti adulti. Sembrano davvero, non so, delle action figure tipo non Marvel Select, ma proprio come si dice, quella nuova edizione che hanno fatto di He-Man, dei Master of the Universe Classic, che la Mattel ha creato appunto una serie per adulti, ricordando la vecchia serie, quella mitica anni 80, e devo dire che lo scout utilizzato per queste bellissime action figure ricorda molto molto bene questo scout proprio adatto ai collezionisti adulti. Devo dire che sono davvero delle figure proprio collezionabili in assoluto, fatte benissimo. Perciò ritorniamo allo scout del viso, guardate come è fatto bene. Guardate come è fatto bene, vi assicuro amici miei che il viso che vedete qua hanno utilizzato davvero lo stesso sculpt di viso per realizzare He-Man, quando lui si trasforma in He-Man, davvero lo hanno cambiato un poco rendendolo appunto più muscoloso, più alto, ma davvero è molto somigliante appunto al principe Adam, perché deve essere così. Non hanno usato lo stesso viso, ma gli hanno creato proprio. Hanno mantenuto proprio gli stessi tratti somatici che hanno utilizzato per questo viso, davvero bellissimo. E allora vediamo che appunto ha questi suoi capelli biondi, occhi azzurri, vedete com'è fatto bene.
ripeto a dire come è scolpito bene. Guardiamo qua come è vestito, ha questa camicia bianca, questo giubbetto realizzato in gomma, questo giubbetto scuro realizzato in gomma, davvero bellissimo. Questa no, questa è attaccata, fa parte dello scalzo della camicia bianca. Vediamo qua questa bellissima cintura, questa doppia cintura realizzata sempre in morbida gomma. Guardate che bella, davvero bellissima. Guardate i guanti, come sono fatti bene i muscoli. E questi pantaloni con questi stivali qua, con questa pelliccia. Davvero come sono fatti bene, davvero bellissimo. Guardate. Guardiamo di dietro come è realizzato, ha questa fodera, questa cinghia che tiene la spada. Davvero bellissimo, davvero bellissimo. Questo piccolo borsellino, direi, con tanto di cinghia. Guardate anche le pieghe dei pantaloni, come sono fatti bene, guardate. Qua nel ginocchio, davvero amici miei, è qualcosa davvero di straordinario questa action figure. Proprio questa action figure realizzata per questa serie animata sono davvero straordinarie. Io le definisco così, guardate i muscoli, come lo stile di come sono state scolpite è davvero unico per me, davvero bellissimo. E andiamo ai punti di snodo, cioè rotazione della testa. Vediamo qua che c'è rotazione del braccio, il braccio può andare anche su e giù. Rotazione qua del guanto. Il guanto può girare e può girare. Naturalmente lo stesso movimento è anche messo anche nell'altro braccio. Rotazione su e giù e rotazione del guanto. Punto di snodo alla vita con movimento a molla per scagliare il colpo che tra poco vedrete. Punto di snodo qua alle gambe. Devo dire che le gambe non si possono muovere molto, non fanno, diciamo che è quasi un quarto di giro perché proprio non arriva proprio al limite di qua e neanche alla, diciamo, più o meno diciamo che fa un quarto di giro, diciamo. C'è poco movimento, nessuna articolazione al gomito o al ginocchio. E queste sono le articolazioni. C'è l'articolazione, devo dire, qua che vedete che le gambe si possono appunto allargare così, davvero, quindi un punto di snodo laterale, direi, davvero bellissimo. E queste sono le articolazioni del nostro principe Adam. Il nostro principe Adam è accompagnato, guardate che belle mosse che si può mettere, anche così semplice, guardate che bello. È accompagnato da alcuni accessori, accompagnato dalla sua mitica spada del potere. Osserviamo lo scalzo come è fatto, davvero carino, molto ben tecnologico direi. È un misto di antichità e tecnologia insieme. Guardate che bella. Davvero bellissimo. Questa spada che si può mettere sia nelle mani o direttamente qua sulla cinghia, sul retro del suo giubbetto. E sta così. Ed è accompagnato da un altro accessorio, che è appunto questa specie di. A me mi sembrava inizialmente, amici miei, un cannocchiale. Scusate, amici miei, l'ignoranza, ma diciamo è realmente una specie di fucile, direi. Perché, diciamo, non c'è nessuna molla, questa è una specie di missile. Questo suo marchio. Può mettere appunto qua sul braccio. E col movimento a molla del bacino può, come vedete, lo può lanciare. Ecco.
Vedete che lancio straordinario. Davvero bellissimo. Il nostro bel principe Adam è alto ben 15 cm, quindi amici miei sono delle action figure davvero molto grandi per me, sono abbastanza grandi e quindi, come ripeto a dire, molto collezionabili. E quindi amici miei, questo è il nostro bellissimo principe Adam. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia bellissima action figure con un commento, semplicemente con un mi piace. Amici miei, la recensione è finita, alla prossima review e come dico sempre, ma che cosa è?